Ciao carissimi amici, ciao amati coristi della Laurenziana, a questo dobbiamo ridurci, per scambiarci de visu gli auguri dobbiamo fare un video, ma ci siamo quasi abituati tutti a questa stranezza, a questo mondo assurdo. Neanche 2 mesi fa eravamo riuniti nella nostra saletta per continuare il percorso di apprendimento di quei meravigliosi brani da film. Poi, come d'incanto, tutto si è fermato e siamo stati costretti a fare quello che non avremmo mai pensato di dover fare, addirittura a non poter più vederci, a non poter più salutarci, a non poterci più abbracciare. E questo veramente ci è costato tanto. Ho manifestato il mio dolore per la lontananza qualche volta sui social, ma credetemi, vi ho pensato tanto. E mi sono sempre commosso al ricordo della nostra intensa attività e ho capito quanto la corale abbia fatto parte della mia vita e continui tanto a farne parte. Mi manca tutto, mi mancate voi in primis, mi manca la gioia di veder costruire un brano insieme, mi manca il condividere quei momenti che non erano soltanto di apprendimento, ma erano soprattutto di amicizia e di famiglia. Carissimi, siamo arrivati niente meno che a Pasqua. Non era ancora carnevale quando ci siamo lasciati ed è passato già tutto questo tempo. Siamo costretti a seguire queste formalità. Penso che in 50 anni di direzione della corale, questa è la prima volta in cui non accompagno il mio coro nelle liturgie pasquali, soprattutto nella grande veglia del Sabato Santo, madre di tutte le veglie. E lì abbiamo sempre profuso tutta la nostra energia, la nostra fede, la nostra capacità di pregare cantando. Davvero mi mancherà quel momento, soprattutto mi mancherà il momento conclusivo, l'esplosione della gioia, dell'alleluia, insieme con Maria, la madre, quando irrompeva nella nostra basilica il canto del Regina Cieli. Ma lo canteremo ugualmente, lo canteremo nella nostra mente e soprattutto nel nostro cuore. Non perdiamoci d'animo. Cominceremo ancora, magari tra non molto. Cominceremo con una grinta ancora più intensa e onoreremo tutti gli impegni che ci eravamo presi. Quasi un filo rosso unisce il decennio precedente, il 2010, quando per la scomparsa di Mauro fummo costretti a rivedere un po' tutta la programmazione del novantesimo, e questo decennio, il nostro centenario, che un imprevisto, una malattia che nessuno si sarebbe mai sognato, ha scombussolato, non ha distrutto, ma soltanto ci ha costretto soltanto a rimandare. Pazienza, faremo il tutto con energia nuova, con
con volontà ancora più forte, con amicizia ancora più salda. Vi voglio bene, vi abbraccio e do un bacio a tutti. Auguri, auguri a voi, alle vostre famiglie, auguri di una Pasqua serena, anche se diversa. Non dimentichiamo che la preghiera ci ha dato la forza di affrontare questa prova, questa grande prova, e ancora alimenterà le nostre giornate e ci assicurerà di rimanere uniti nella gioia e soprattutto nell'amicizia. Grazie, auguri, buona Pasqua a tutti. Cari amici, un saluto a tutti, spero che stiate bene, che siate tutti in salute. Sono giorni un po' particolari, sono giorni di smarrimento, questa quarantena surreale ci costringe a stare chiusi in casa e a rinunciare a quello che per noi è l'aspetto più importante, lo stare insieme settimanalmente, lo stare insieme per cantare, lo stare insieme per fare musica. E dobbiamo rinunciarci, non sappiamo ancora per quanto tempo, speriamo che sia una cosa breve, che si risolva in fretta. Sta di fatto che questo evento, questa emergenza ha interrotto bruscamente i nostri festeggiamenti, il nostro centenario, che quindi per il momento rimane in stand-by. È in attesa di ripartire, siamo tutti in attesa di ripartire. Siamo nella Settimana Santa, sta per incominciare il Triduo Pasquale, che per noi è un momento veramente importante. È forse il culmine di tutta la nostra attività, del nostro servizio liturgico. Quest'anno siamo costretti a cantare non con la voce, ma con il cuore, che forse è la cosa più bella. Stavo sfogliando in questi giorni il sussidio da cui abitualmente attingiamo alcuni dei pezzi del repertorio nei giorni di Pasqua, e il titolo molto bello di questo sussidio è I giorni dell'amore e dell'alleluia. Ecco, noi l'amore e l'alleluia lo trasmettiamo con il nostro canto che culmina al termine della veglia pasquale con il Regina Cedi, che è diventato il nostro cavallo di battaglia. Quest'anno il nostro Regina Cedi lo canteremo nell'intimo dei nostri cuori, ma sono sicuro che ripartiremo alla fine di tutto questo più motivati. Sicuramente tutti aspettiamo di stare insieme, aspettiamo di ricominciare la nostra attività. Ci rendiamo conto in questi giorni di quando a volte sbuffiamo, ci lamentiamo perché siamo sotto pressione con le prove, con l'attività, con un concerto che incombe, però ci rendiamo conto in questi giorni di quanto in realtà ci manca questo. Ecco, arrivi a tutto il mio augurio di una buona Pasqua. E ci rivediamo prestissimo. Un saluto a tutti e a presto.